Mi sono trasferito a studiare a Milano e arrivato a Milano ho avuto un po' il momento dell'innamoramento per la politica che dura ancora, insomma, con l'attivismo che riesco a fare. Scopro questa associazione e mi affascina il fatto che si occupi di libertà sessuale, che quindi parli di matrimonio, poi cerchi di lavorare con i collettivi di sex worker per trovare una forma di decriminalizzazione della prostituzione, no? Mi è piaciuto questo modo di guardare al mondo con lo strabismo che ci vuole per dare risposte diverse alla complessità, no? che contraddistingue questi tempi, e inizio a fare il militante per questa organizzazione, poi poco a poco mi prendo più responsabilità. Questa è la sede di Certi Diritti, siamo a Roma, è un'associazione che comunque concentra le sue attività in maniera telematica, quindi utilizziamo fondamentalmente gli strumenti delle liste, delle video call per organizzare le nostre iniziative di advocacy sul tema dei diritti civili. Cerchiamo di influenzare il dibattito politico scrivendo proposte di legge. Quando ci sono iter parlamentari importanti, non facciamo mancare, anche attraverso quei parlamentari con cui siamo in contatto, una serie di proposte di emendamento. Aiutiamo anche i parlamentari a avvalersi delle loro prerogative di sindacato ispettivo, cioè deposito di interrogazioni, interpellanze, per far emergere alcune questioni, e poi anche in chiave di advocacy, lobby. Il piano internazionale è sicuramente un foro molto importante dove portare avanti una serie di riflessioni e spunti sulla situazione dei diritti civili in Italia. Siamo un'organizzazione che è nata nel 2008, subito dopo quel momento di travaglio e di surriscaldamento del dibattito che c'era stato su le forme di regolamentazione delle coppie dello stesso sesso, che fece nascere un dibattito enorme sui temi della famiglia, sui temi del riconoscimento legale, e che poi finirono in un nulla di fatto. Fu tra l'altro in quegli anni che nacque la principale iniziativa di Certi Diritti, che venne portata insieme a un'altra organizzazione LGBT che si chiama Rete Lenford, che riunisce proprio una serie di avvocati che si occupano di contenziosi strategici. A partire da quegli anni ci sono state le prime coppie che hanno fatto la richiesta delle pubblicazioni nel loro comune, che hanno chiesto proprio di accedere all'istituto matrimoniale, e che a fronte di tutti quei dinieghi che hanno ottenuto da parte della pubblica amministrazione hanno iniziato a fare i primi ricorsi, e alcune di loro poi sono arrivate anche alla Corte Costituzionale nel 2010, e successivamente, alla vigilia anche dell'approvazione della legge sulle unioni civili, siamo arrivati anche con quelle coppie alla Corte Europea dei Diritti Umani, e c'è stata la prima condanna, che è stata sicuramente uno di quei fattori che ha influito nel creare un precedente di giurisprudenza importante, che ha portato poi alla legge sulle unioni civili, che comunque, per come la vediamo noi, rappresenta ovviamente un passo intermedio verso la totale uguaglianza. La legge sulle unioni civili è stata importante perché ha dato dignità e concretezza a tantissime persone che combattevano per 30 anni per una forma di riconoscimento. Un esempio che faccio, ed è una cosa che anche riguardando nel tempo delle immagini, rileggendo degli articoli del passato, è vedere la quantità di persone over 60, over 70, che a partire da maggio del 2016 hanno potuto fare la loro unione civile. Finalmente, dopo 40 anni che stiamo insieme, possiamo fare questa cosa qua. La questione che rimane tuttora aperta è che ci sono stati una serie di sacrifici che sono stati fatti per poter ottenere questo risultato politico, che rappresentano alcune delle principali questioni aperte per quanto riguarda i diritti civili delle persone LGBT.
Noi abbiamo iniziato con il matrimonio egualitario, però poi abbiamo cercato di fare una declinazione più ampia possibile su un approccio, diciamo, di prevenzione e contrasto alla sessuofobia in senso ampio, e poi a vedere il matrimonio egualitario come uno dei tanti tasselli che è necessario mettere insieme per arrivare a una riforma organica del diritto di famiglia. Tant'è che uno degli esperimenti più interessanti che venne fatto in quel periodo, il periodo della nascita di certi diritti, è stato quello di mettere insieme una serie di idee, una serie di proposte che andarono a alimentare una pubblicazione che si chiamava Amore Civile e che faceva delle proposte di riforma a tutto tondo del diritto di famiglia. Dunque istituti nuovi, alternativi per le famiglie non matrimoniali, modificare la legge sulle adozioni, ma anche inserire i temi del fine vita, inserire e accostarli anche a tutte queste questioni per dire: noi abbiamo una proposta che sia a tutto tondo qualcosa che vada incontro alle necessità di una società che cambia, di un'Italia che cambia, no? Per legge le unioni civili sono vietate alle coppie e alle coppie di sesso diverso. Il tema principale è anche poi l'uguaglianza formale e sostanziale, ma di tutte le coppie, perché ad esempio le unioni civili hanno un sistema di separazione, di divorzio, che è molto più snello di quello che c'è per il matrimonio. Però questo per esempio rappresenta una discriminazione nei confronti delle coppie eterosessuali, no? Che invece dovrebbero poter accedere all'istituto delle unioni civili, così come le persone omosessuali, per uguaglianza e soprattutto per quello anche che significa il matrimonio, no? Questa separazione, questa segregazione ci racconta anche tanto di come effettivamente la famiglia sia cambiata in un senso e nell'altro, e come effettivamente si debbano anche cercare quelle forme di legami sempre più semplici da gestire, sempre più al passo con i tempi. La legge sulle unioni civili regola anche le convivenze, ma non sono un istituto di diritto pubblico, sono delle forme che permettono ad esempio di gestire i rapporti patrimoniali all'interno della coppia, però sono anche molto lontane rispetto per esempio a una serie di rapporti che potrebbero essere gestiti con altri istituti che veramente vadano a rispondere alle necessità di ogni singolo nucleo familiare. Noi abbiamo un ampio ventaglio di forze politiche che dovrebbero rispondere positivamente. Noi siamo il paese che dà la colpa al Vaticano, no? Per cui in verità il ragionamento è molto più semplice: abbiamo delle dinamiche di potere che rendono impossibile persino ai parlamentari più volenterosi di poter fare la differenza sui temi che portano, che hanno magari a cuore le dinamiche di governo che collidono con quelle che dovrebbero essere dinamiche prettamente parlamentari. Ad esempio, la separazione dei poteri esiste proprio perché il Parlamento dovrebbe essere messo nelle condizioni di poter fare le proprie proposte e di votare anche con delle maggioranze trasversali delle cose che vanno su un piano diverso rispetto all'agenda di governo. L'errore che viene fatto è quello di non riuscire con quello che abbiamo adesso come strumenti a dare dignità alla politica parlamentare.